te. Sai quando hai la sensazione che quella è la tua strada e che non potresti fare altro? Ecco, l'argilla è questo per me. La mia produzione è cambiata nel corso degli anni, ho cercato diciamo di ottenere dei risultati sia con gli smalti, creandomeli io, e proprio osservando il mare, osservando la terra, proprio la texture della terra. Gli smalti nascono, diciamo, da un concetto di sperimentazione che ha ogni volta che ho in mente un progetto, quindi cerco di modificarli, ma spesso butto delle cose prima di ottenere il risultato giusto, però questa è l'unica strada che posso intraprendere per ottenere ciò che mi piace. Il colore si differenzia sempre. È come quando si dipinge un quadro. Ogni volta io guardo l'oggetto e cerco di dargli delle sfumature diverse, a seconda di quello che voglio ottenere. La produzione dei complementi d'arredo non mi basta, nel senso che amo diversificare, proponendomi anche le mie opere d'arte contemporanea, tra virgolette. Quindi leggo sia la parte artigianale del mio lavoro a quella d'artista, così penso, così dicono, e spero, insomma, di portarla avanti a lungo perché veramente mi aiuta, diciamo, a lasciarmi andare in quello che è fuori, diciamo, dall'ambito commercio.